Buongiorno a tutti. Oggi faremo col panno Lenci un gufo, ma non natalizio. Un gufo semplice semplice che vorrò tenere sempre sul divano come pupazzetto da compagnia. E niente, procediamo. Abbiamo fatto il corpo, l'abbiamo tutto cucito, abbiamo lasciato solo uno spazio per l'imbottitura. Procediamo a fare le alucce e le intagliamo e facciamo quattro parti uguali.
adesso imbottiamo leggermente queste alucce e le andremo a unire al corpo. Adesso alla stessa maniera delle alucce creiamo le zampine. Ora ne creiamo altre tre uguali. Andiamo a ritagliare. Ora cuciamo le parti insieme. Allora, adesso vado a imbottire questa sagoma qui, e infine faremo gli occhi e il beccuccio e uniremo infine le zampette. Bene, adesso l'abbiamo imbottito per bene, lo cuciamo.
Adesso disegniamo i due occhi del gufetto. Posizioneremo qui. Allora, prima disegneremo l'interno e poi qui faremo il becco. Adesso con il panno Lenci faremo le palpebre. Adesso disegniamo l'occhiolino. Assemblato, diciamo che devo fargli le ciglia e poi volevo fare un piccolo fiocchettino da mettere qui.
questa è la cuffiettina che abbiamo creato insieme oggi, tutta cucita, a parte che ho dato un piccolo rinforzo e ho incollato gli occhi, così per sicurezza rimane proprio un tutt'uno. Può essere bello per Natale, queste piccole creazioni che si può regalare a un bambino, lo possono mettere in cameretta, insomma un pensierino, intendiamoci. Però è carino, fa il suo effetto, ha bei colori, il panno Lenci è abbastanza facile da lavorare, con tutto che io non so cucire, sono abbastanza negata nel cucito. Però eccolo posizionato, che ne so, sul lettino, o sul divano, o su una poltroncina, insomma, trovo che sia una cosa carina per la cameretta dei bambini. Nel mio caso lo metterò qua sul divano nel salotto, perché trovo che comunque il fiocchettino rosso faccia un po' natalizio. E per oggi niente, vi saluto qui. Ho detto che avrei avuto difficoltà a fare un vlogmas vero e proprio. Speriamo domani che sia una giornata un po' più tranquilla. Intanto vi lascio a questo tutorial e buon divertimento. A domani.